innovazione. Abbiamo anche un po' recuperato l'esperienza della rete bibliotecaria bresciana, stiamo facendo anche la stazione appaltante unica sul territorio e in particolare, venendo un po' al tema di oggi, abbiamo iniziato anche un po' a seminare su, come dire, il tema dei servizi all'Europa un po' in maniera diffusa sul territorio, cioè l'idea quindi di coinvolgere i comuni in generale, come dire, anche il mondo delle imprese se possibile, su una progettualità in aggregazione, come dire, sul nostro territorio, convinti che, come dire, al di là delle risorse europee che sono sul fondo strutturale, anche quelle di accesso diretto possono rappresentare un'opportunità in più per andare a fare i nostri progetti. Nell'ambito di questa attività abbiamo dato un po' un accordo con l'incubatore d'imprese della Valle Camonica, e quindi questa iniziativa di presentazione di questi servizi informativi nasce un po' nell'ambito di questo filone, quindi magari inviterei gli amici dell'incubatore, oltre che a presentarsi, a illustrare un po' l'organizzazione dell'agenda in questo momento. Grazie. Grazie. Grazie Raffaele, io sono qui per portarvi i saluti come consigliere dell'incubatore di imprese, porto i saluti di tutto il consiglio di amministrazione. Il presidente Bianchi, l'ho visto prima, ma ha dovuto scappare perché ovviamente aveva un impegno che è arrivato nel confronto qua. Vogliamo ringraziare la provincia di Brescia, i funzionari di Raffaele e di Salvino Medaglia che ci hanno supportato in questo progetto dello Sportello Europa, questo accordo che è nato tra il nostro incubatore e la provincia di Brescia. Ovviamente noi ci poniamo nei vostri confronti come amministratori dei comuni, come struttura diciamo, di supporto a tutto quello che è la programmazione e l'accesso ai finanziamenti europei e non, che in questo momento diventano per noi importanti e diventano centrali per le azioni amministrative del comune. Per quanto riguarda diciamo, il saluto che voglio portarvi è di sfruttare, non ci sono molti amministratori stasera, però la cosa che vi chiediamo è di sfruttare questo servizio che l'incubatore mette a disposizione e di venire a trovarci presso l'incubatore di CiviDate per capire anche come la struttura lavora, come funziona. Vi spiegherà poi nel dettaglio la nostra direttrice Laura Franzoni, che ringrazio per il lavoro fatto in questi mesi, nel dettaglio di cosa si tratta del servizio di Sportello Europa in accordo con la provincia. Che dire, è una sfida importante quella di far funzionare questo tipo di servizio, che del resto da qualche anno che è attivo. Abbiamo voluto potenziare attraverso il supporto della provincia di Brescia questa opportunità per i comuni. Ovviamente sta un po' anche a voi di riuscire un attimino a entrare nell'ottica di confrontarsi un po' con questa struttura che è importante, perché comunque l'incubatore di imprese CiviDate risulta l'unico incubatore della rete in Italia presente in Regione Lombardia. Questa è la nostra forza, in Italia lo conoscete, è un'agenzia del Ministero dell'Economia, abbiamo qui stasera fior di relatori che del resto con noi hanno già collaborato. Diffondete il più possibile questo messaggio anche agli altri amministratori, eventuali eventi futuri ci sia l'opportunità anche da parte di loro di partecipare e di rendersi consapevoli che questi strumenti vanno sfruttati e utilizzati anche perché vengono impegnati dalle risorse pubbliche, e quindi è giusto che oltre diciamo, alle strutture private, alle società private che poi del resto collaborano anche con noi, noi possiamo essere la figura di raccordo tra il mondo dell'impresa privata e il mondo dell'impresa pubblica, e quindi diventiamo diciamo, un po' un anello importante per tutto quello che è la progettazione e anche il sostegno diciamo, all'implementazione di progetti che vanno a ricadere nelle misure di carattere europeo e nazionale. Quindi passo la parola a Laura che vi illustrerà nel dettaglio quali sono le nostre forze, quali sono i nostri progetti e quali sono i servizi che abbiamo avviato con la provincia di Brescia. Grazie. Grazie al consigliere Bertoli e grazie alla provincia che ci ospita e che con noi ha organizzato questo momento di incontro. Sappiamo che qualsiasi giorno della settimana, visto i numerosi impegni, è sempre comunque un giorno difficile, grazie ai presenti. Io velocemente aggiungo a quanto detto dal consigliere Bertoli che il nostro incubatore è diciamo, una realtà a disposizione del territorio bresciano per quanto riguarda tutti i servizi legati allo start-up impresa, ma nello specifico con la provincia abbiamo, come diceva il consigliere, abbiamo avviato questa collaborazione. La provincia è socia di Imprese Territorio Infrastruttura che gestisce l'incubatore di imprese e l'obiettivo di questa collaborazione è stato quello di diffondere sul territorio cultura e conoscenza. Sappiamo che il tema dei finanziamenti europei è un tema articolato, è un tema complesso. Ci sono realtà sul territorio che operano a supporto di enti e di società private per fare in modo di cogliere queste opportunità. Noi oggi abbiamo voluto coinvolgere la dottoressa Gerola di FAST. FAST ha una convenzione con l'incubatore di imprese ormai da un paio di anni ed è una federazione di associazioni che è partner dell'Enterprise Europe Network, poi scopriremo cos'è, che era comunque la più grande e la più importante rete europea a supporto delle imprese per ricercare partner esteri per sviluppare progetti europei. Abbiamo poi con noi Camillo Zola che con noi ha avviato negli anni scorsi un percorso di collaborazione proprio per diffondere sul territorio, inizialmente sul territorio della Valle Camonica, cultura, conoscenza, e che affronterà il tema diciamo, di Horizon 2020, quindi una spiegazione di quelle che sono le opportunità e come è andato diciamo, questi nuovi bandi, queste nuove opportunità che arrivano dall'Europa in questo primo anno. Quindi non ruberei altro tempo per capire esattamente chi siamo. Il nostro sito è www.incubatorediimprese.it e quindi vi lascio la parola lascio la parola alla dottoressa Gerola di FAST per spiegare la rete. Dagli allora illuminati industriali milanesi quali Pirelli e Morandi. FAST fa parte sin dal suo inizio della rete Enterprise Europe Network, della quale oggi vi parlerò. Che cos'è la rete Enterprise Europe Network? La rete Enterprise Europe Network è il più grande network europeo, ma ormai è diventato mondiale, a supporto delle imprese e dei centri di ricerca. Come potete vedere da questa cartina, la rete ormai copre non solo gli stati membri dell'Europa, bensì tutta l'Europa in senso lato, gran parte dell'Asia e negli ultimi tempi hanno aderito alla rete anche le nazioni del Centro e Sud America. Quindi ormai la rete si compone a oggi di 63 paesi con più di 600 organizzazioni che ne prendono parte. Perché così tante organizzazioni? Perché la Commissione europea, quando nel 2008 ha voluto creare questa rete dalla fusione di due precedenti network, voleva che i territori europei all'epoca, ma adesso anche mondiali, fossero interessati capillarmente, quindi dagli attori della rete, per raggiungere tutte le istanze che le piccole e medie imprese e i centri di ricerca, i cluster, piuttosto che le università necessitavano per internazionalizzarsi e innovarsi. Quindi la rete è diffusa capillarmente sul territorio nazionale. In Italia è suddivisa in 6 consorzi, ogni consorzio copre una serie serie di regioni e quindi tutte le 20 regioni italiane hanno uno o più contact point della rete EEM ai quali rivolgersi. In particolare in Lombardia c'è il Consorzio Simpler. Il Consorzio Simpler raccoglie e riunisce le due grosse regioni che sono Lombardia ed Emilia-Romagna. I partner che fanno parte di questo consorzio sono 12, per la Lombardia oltre a FAST c'è Fil Lombarda che è il coordinatore del consorzio, la Camera di Commercio di Milano con l'azienda speciale Innovab, Union Camera Lombardia, Confindustria Lombardia e CNA Lombardia. Per l'Emilia-Romagna invece c'è Aster, la Camera di Commercio di Ravenna, Union Camera Emilia-Romagna, Confindustria Emilia-Romagna, CNA Emilia-Romagna e anche l'EMEA. Il supporto, entrambe le regioni, quindi sia la regione Lombardia che la regione Emilia-Romagna, supporta anche economicamente, quindi dà un cofinanziamento ulteriore al consorzio perché crede molto nei servizi e nelle attività che la rete offre alle imprese. A chi si rivolge la rete in generale e in particolare attraverso il consorzio Simpler? Si rivolge, come potete vedere, alle PMI in modo particolare, ma non solo, si rivolge anche alle università, ai centri di ricerca, ai cluster, agli enti pubblici, ai consorzi di imprese. Tutti i servizi che la rete offre sono servizi gratuiti, quindi chi si rivolge alla rete per usufruire di uno di questi servizi li otterrà gratuitamente. Quali sono i servizi che la rete offre? Questi servizi possono dividersi in due macro famiglie, due macro aree. Una è l'assistenza nella ricerca di partner internazionale, l'altra invece sono una serie di servizi di consulenza specialistica. Allora, premetto che la rete non eroga fondi, quindi non dà finanziamenti economici alle imprese, perché a sua volta la rete è un progetto europeo, quindi è cofinanziato dalla Commissione europea. E la rete, oltre a questo, non scrive progetti europei, nel senso che noi diamo, come vedremo dopo, grande assistenza nella fase di progettazione e di consulenza, ma non scrive progetti europei perché non siamo dei tecnici e quindi non possiamo sottoscrivere appunto progetti europei. Tornando alle due macro aree, l'assistenza nella ricerca di partner internazionali. Quali strumenti utilizziamo? Principalmente sono due: gli eventi di brokeraggio o di missioni, per cui la rete ha un calendario eventi nel suo sito principale. Comunque c'è un calendario eventi normalmente all'interno delle maggiori fiere di settore, che siano di food, di salute, di energia. La rete organizza degli incontri personalizzati one to one per favorire l'incontro con potenziali partner internazionali. È molto semplice partecipare a questi tipi di eventi, è sufficiente entrare sul sito dell'evento desiderato, registrarsi, inserire un proprio profilo di cooperazione e selezionare le controparti che si ritengono più interessanti e poi il giorno dell'evento fare questi incontri one to one con un'agenda che è stata inviata preliminariamente via mail nella quale ci sono l'elenco di tutti gli incontri con l'orario e il luogo. Altro tipo di assistenza nella ricerca partner è la banca dati della rete Enterprise. In questa banca dati ci sono oltre 23.000 profili di 5 tipologie. Una è una ricerca partner di tipo scientifico, cioè per i progetti europei. Un'altra invece è di offerta di tecnologia, di ricerca di tecnologia, di offerta commerciale e di ricerca commerciale. Cosa significa? Che se uno è interessato, per esempio, questi sono degli esempi di profili, di summary, il profilo è molto più ampio, qui ho messo solo il titolo, il codice relativo e il summary nel quale viene spiegato che cosa l'azienda, la piccola e media impresa greca cerca per sottomettere il progetto H2020 Fast Track to Innovation Pilot. Quindi attraverso questa banca dati uno può cercare partner internazionali se sta facendo una ricerca a partner per chiudere il proprio consorzio e quindi sottomettere il progetto. 2 può invece fare una richiesta di technology offer, quindi un'azienda ha un determinato know-how, una determinata tecnologia che deve sviluppare ulteriormente o che vuole vendere con un'assistenza commerciale o dare licenza e via dicendo, e cerca determinati tipi di partner in Europa, o ancora una richiesta di tecnologia, per cui una piccola e media impresa o anche un centro di ricerca sta sviluppando una tecnologia, un'idea innovativa, gli manca una parte di questo per completare, per rendere realizzabile questa tecnologia, e quindi chiede un partner straniero che possa completare un determinato task. Idem invece, più semplice, è l'offerta o la ricerca commerciale, quindi io sono un'azienda che produce bottiglie di latte e sto cercando degli agenti che mi rivendono all'estero questo tipo di bottiglia, piuttosto che produco scarpe e cerco fornitori o rappresentanti dall'estero, quindi quella commerciale è molto più semplice come ricerca. Però quindi sono 5 tipi di profili che possono aiutare le aziende che vogliono internazionalizzarsi nel cercare appunto delle controparti interessanti. Per quanto riguarda invece i servizi più specialistici, e quindi quelli di consulenza, sono di diversi tipi. Uno è appunto l'accesso ai finanziamenti e ai fondi europei, come ho detto, non erogando direttamente i fondi, ma attraverso l'orientamento sulle call di Horizon 2020 o dello SME Instrument o del Fast Track, cioè le varie tipologie di fondi, progetti europei che un'azienda magari vuole provare a fare. Quindi uno ci si incontra, all'azienda spiega qual è la sua idea progettuale o che cosa, in quale call vorrebbe andare, e quindi noi gli diamo delle indicazioni di un orientamento su queste call, così come possiamo verificare l'idea progettuale, se l'azienda ha già un'idea in testa, ha già steso una parte del progetto, vuole capire se sta andando nella giusta direzione, se va bene così, noi possiamo dare un'assistenza tecnica di questo tipo. Come ho detto prima, una ricerca partner, quindi se manca uno o più partner per chiudere la compagine del progetto, e possiamo aiutarli a cercare dei partner che facciano quei task che sono ancora scoperti. E poi c'è il nuovo strumento della Commissione, che è lo SME Instrument, per cui l'Enterprise Europe Network assiste l'azienda insieme a un coach, ma credo che poi ne parlerà più diffusamente il dottor Zola, con il quale appunto abbiamo collaborato in questa attività di mid-analysis e di innovation assessment delle PMI. Altro è l'innovazione e il trasferimento tecnologico, ovvero facciamo audit tecnologici sulla capacità di ricerca e innovazione delle aziende, valorizziamo, aiutiamo ovviamente, sono sempre consulente, a valorizzare la ricerca attraverso un'assistenza nella proprietà intellettuale, la sottomissione di un brevetto, piuttosto che il licenziamento di un brevetto che si ha già, domande o sbarchi o ancora informazioni sulla possibilità di finanziamenti esistenti. In particolar modo facciamo sia sportelli, incontri a sportello, quindi consulenze one-to-one con l'azienda, sia seminari formativi e informativi sulla proprietà intellettuale, sulla proprietà industriale, sui nuovi brevetti, i nuovi PCT europeo e la differenza, per esempio ultimamente abbiamo fatto un seminario sulle differenze tra la brevettazione in Cina e la brevettazione in Italia, proprio per aiutare le aziende che vogliono andare all'estero a tutelarsi quanto meglio e quanto più possibile nel paese che vogliono, dove vogliono andare a estendere il loro commercio. Infine c'è ancora nuovamente l'accesso a nuovi mercati, quindi consulenze sull'opportunità dei mercati, sulla legislazione europea, su regolamenti doganali, anche qui sempre sia con domande a sportello sia con attraverso seminari informativi o formativi. Di nuovo ricerca partner internazionali attraverso la banca dati di cui vi ho parlato e le organizzazioni di company mission da e per l'estero. La banca dati ovviamente ogni giorno viene implementata e riempita di nuovi profili perché è a doppio senso, cioè un'azienda può sia richiedermi partner, di trovare il partner dal database, sia a sua volta inserire il proprio profilo aziendale o tecnologico nel database che poi circolerà attraverso i 63 paesi e le 600 organizzazioni che ne fanno parte e quindi avrà un'ampia diffusione e genererà, si spera, se è interessante il profilo, delle manifestazioni di interesse che poi starà a noi della rete inoltrare all'azienda e creare quindi il primo contatto con il partner europeo o con la controparte europea. Come vi dicevo, questi servizi sono sia servizi che si erogano attraverso appunto seminari, incontri, workshop, sia attraverso invece delle attività a sportello. In particolare 3 sono gli sportelli attivati all'interno di FAST e sono lo sportello Horizon 2020 per dare informazioni e supporto alla partecipazione ai programmi europei, fare un pre-screening della proposta progettuale e via dicendo. Lo sportello IPR per dare invece informazioni e assistenza sulla proprietà intellettuale e industriale e infine lo sportello Brand Identity per fare un check-up dell'immagine aziendale, nel senso che ci siamo accorti che spesso e volentieri molte aziende, pur avendo magari una bella tecnologia, un buon know-how o qualche prodotto interessante da vendere all'estero, si presentano soprattutto su internet attraverso il sito web in maniera un po' obsoleta, quindi magari senza la pagina in inglese, con ancora magari troppe scritte e poche immagini, quindi per aiutarle diciamo a fare un restyling dell'immagine dell'azienda, renderla anche più accattivante, perché normalmente la prima cosa che si fa quando prima di entrare in contatto con l'azienda è quella di magari fare un'indagine sul sito web per vedere un po' di che cosa si occupa, qual è il core business e via dicendo. Quindi un'immagine aziendale nuova, fresca, dinamica può aiutare anche in questo caso a internazionalizzarsi e quindi a trovare controparti interessanti in Europa. Infine volevo segnalare tra le iniziative che FAST fa quella del 27 novembre che non è un seminario plenario, sono incontri individuali per quelle aziende o centri di ricerca e università che vogliono sottomettere nel periodo gennaio-marzo delle call, un progetto nelle call negli ambiti dell'advanced material piuttosto che environment, piuttosto che security e smart cities e via dicendo. Quindi se uno ha un'idea progettuale all'interno di uno di questi ambiti e vuole capire se è fattibile, se vuole creare il consorzio, vuole delle informazioni su come muoversi, in quale topic inserire la propria idea progettuale, scaricando un form a quel link che non si apre, credo, proviamo però, non importa. Beh, comunque le slide vi rimangono, quindi potete tranquillamente poi ecco, scaricare un link qui, il form, scaricando questo form, riempendolo e poi inviandomelo verrete appunto poi selezionato selezionati per fare questi incontri di pre-screening per le compra di questi ambiti. Quindi questo in breve quelli che sono i vari servizi, ripeto, gratuiti che la rete Enterprise Europe Network offre in particolar modo alle piccole e medie imprese, ma anche ai centri di ricerca. Ovviamente è una panoramica generale, ogni azienda, ogni centro di ricerca avrà poi delle esigenze particolari, quindi i servizi verranno tagliati a misura sulle esigenze della società stessa, dell'azienda stessa. Vi invito quindi a contattarmi se siete interessati o se avete aziende o centri di ricerca o progetti o qualsiasi altra domanda o servizio che potrebbe essere di vostro interesse, e vi ringrazio. Se avete domande sono a disposizione. Per il 27 i progetti possono appartenere a qualsiasi topic all'interno di Horizon? No, sono questi, i topic sono questi. Sono questi. Advanced materials, secure, clean and efficiency energy, smart green, integrated transport, climate, action, efficiency and raw materials. Questi sono gli ambiti perché ci sono delle deadline di sottomissione tra gennaio e marzo, quindi a breve sostanzialmente, quindi magari uno ha già impostato un po' il lavoro, certo, o ha già un'idea progettuale in testa, insomma. Quindi per il momento sono questi. Grazie alla provincia e grazie all'incubatore per questa opportunità di presentazione. Cercherò di sintetizzare in questi 10 minuti intanto un focus, una panoramica la più sintetica ma concreta possibile rispetto alle linee di Horizon 2020, così entriamo già nel dettaglio di quelle che sono le opportunità di funding, di finanziamento, di contributo che vedono come beneficiari, facciamo subito un chiarimento, le piccole e medie imprese, quindi il sistema delle piccole e medie imprese. Poi sicuramente sui fondi comunitari avrete una conoscenza generale, sapete che spaziano come beneficiari a tutti i livelli. Stasera però il focus che vogliamo sviluppare è concentrato su sostanzialmente questo che è definito SME Instrument. Noi cerchiamo di richiamare saltuariamente qualche acronimo, qualche termine anglosassone, cerchiamo di darne però una configurazione italiana, così cerchiamo di capire e entrare nei dettagli. Come possiamo vedere, Horizon è il programma sulla ricerca e sviluppo, ha tre pilastri fondamentali che sono la scienza intelligente, leadership industriale e le sfide sociali. Siamo in un periodo in cui, nel pieno periodo delle calls e dei cut-off che continuano a uscire con ciclicità, poi vedremo una scheda con le date dei futuri appuntamenti. Questo è un elemento confortante per chi deve approcciare un'avventura di ricerca e sviluppo, perché dà una tranquillità di possibilità di fare differenti tentativi, anche ripetuti, e questo dà un'opportunità in più. La dotazione, come vedete, stiamo parlando di 80 milioni di euro, i budget poi sono in continuo aggiornamento perché con le chiusure dei vari bandi di volta in volta, adesso sono riuscite le programmazioni 2016-2017 con le cut-off date e ovviamente i nuovi stanziamenti. Come vedete nella scheda in basso a destra c'è lo strumento per le PMI di cui parliamo oggi, cioè lo SME Instrument. Poi abbiamo un Fast Track to Innovation, che è uno strumento un pochino più evoluto e vede come partecipazione anche la grande impresa, anche se il primo strumento può ammettere come utilizzatore finale la grande impresa. E poi abbiamo i progetti tematici, cooperation e progetti più articolati. Qualche caratteristica di Instruments, quindi abbiamo detto target sono le PMI, ha 13 topics cosiddette, come parlava la persona che è intervenuta prima, ha fatto una domanda specifica alla dottoressa Gerola, ha detto quando farete la valutazione su che topics, cioè quali sono gli argomenti focus, e come vedrete in una scheda in successione sono 13. I topics sono l'argomento, il settore, non specificatamente industriale, ma l'argomento e la tipologia di intervento che deve fare da caratteristica all'attività di ricerca e sviluppo. Nel terzo riquadro cerchiamo di rappresentare in maniera sintetica il fatto che la PMI all'interno di questo strumento, di SME Instrument di Horizon 2020, è protagonista, nel senso che, come è definito lì, l'approccio è proprio da basso, nel senso che è la protagonista sicuramente del proprio progetto di ricerca, ma nel dialogo di rapporto in questo lavoro tra fase 1, fase 2 e fase 3, come vedremo più avanti, la Commissione europea dialoga in maniera concreta e molto collaborativa e di grande supporto, anche e soprattutto attraverso le strutture di cui vi ha fatto una perfetta presentazione la dottoressa, che sono disseminati sul territorio dei Paesi membri per offrire ogni tipo di assistenza in termini di conoscenza e di supporto alle aziende. Abbiamo detto che è aperto alla partecipazione delle PMI, che possono quindi essere accompagnate in tutte le tre fasi. È un po' piccola questa, però poi queste slide restano qui, quindi sono a disposizione di chi volesse approfondire un po' le tematiche, posto che sia i portali di EN e di tutti gli aderenti, ma sia i portali della Commissione Europea sono assolutamente apertissimi, assolutamente ben configurati e facilmente consultabili in tutte le lingue, quindi noi stiamo in maniera molto modesta rappresentando una cosa che è a vostra disponibilità totale sui siti pubblici. Ecco, questi sono i topics. È importante capire che, leggiamo la prima, che magari è un settore che conoscono tutti, l'ICT. È chiaro che, come ci è capitato spesso, l'ICT è una delle componenti, delle caratteristiche, cioè dei topic di argomento di un progetto. Perché, per esempio, se prendiamo l'esempio dell'ICT, l'ICT è una componente, ma spesso e volentieri poi c'è una finalizzazione. ICT più biotecnologie, ICT piuttosto new material, cioè nuovi materiali e nuovi componenti. Ve lo specifico perché l'elencazione dei 13 topics è sicuramente un'elencazione da bando, ma poi ci possono essere delle complementarietà all'interno dei progetti tra i singoli argomenti. Quindi vi spiego questo perché questa è la grandissima differenza degli strumenti comunitari rispetto agli strumenti ordinariamente conosciuti di funding da parte del pubblico nei confronti del sistema delle imprese. Lo strumento di Horizon è decisamente molto aperto e molto poco conflittuale su questo argomento, è molto collaborativo da questo punto, quindi spesso e volentieri, chiaro che i topic vanno indicati, però spesso e volentieri alcuni progetti hanno una declinazione che può tenere a più parti. Non ve li leggo, sono a disposizione biotecnologie, il tema della salute, c'è una parte ben chiara e ben definita sull'agroalimentare e sull'agroindustria. Lo cito perché spesso e volentieri si è portati a non pensare che ci siano opportunità per questo settore. Questa provincia sappiamo essere un polo industriale incredibile su questo settore, quindi io personalmente posso portare l'esperienza di 2 progetti approvati in campo agricolo e agroindustriale di grandissima soddisfazione, quindi vi do un'esperienza. Tutto quello che vi sto raccontando stasera non è accademico, è lavorato sul campo in questi anno e mezzo di lavoro sullo strumento di Horizon. Horizon si divide in fase 1, fase 2 e fase 3, che corrisponde a una temporizzazione di lavoro e a delle attività ben precise. Questa magari la scorriamo velocemente perché la successiva è più esplicativa. In fase 1, siccome è una fase di costruzione iniziale, si arriveranno a una possibilità di finanziare 6.000 PMI in Europa con la fase iniziale del grant che aiuta la costruzione del progetto. In fase 2 le previsioni della Commissione sono intorno a quella cifra, circa 1.500 PMI, e la fase 3, di cui vi darò spiegazione dopo, non prevede assolutamente alcun tipo di servizio, di contribuzione. Ecco, vediamo un po' meglio le fasi 1, le fasi 2 e fase 3. Fase 1 è l'approccio. Quando voi vi recate da una struttura pubblica o privata per capire com'è il mondo di Horizon, la cosa più importante è elaborare uno studio di fattibilità che consenta di valutare le reali componenti di innovazione inerenti al vostro progetto. Su questo mi permetto di darvi subito anche qualche elemento proprio di contributo dato dall'esperienza. Questi sono progetti di ricerca e sviluppo, però attenzione, la Commissione europea in questa tornata, venendo dai framework precedenti, ha dato un orientamento al mercato molto netto, quindi è importante che i progetti abbiano una componente di pronta disponibilità per il mercato e quindi alla produttività e quindi al PIL e quindi al prodotto. Questo è un dato importante perché quando si declina un progetto di ricerca e sviluppo si è portati giustamente a ritenere che sia un'attività mera di ricerca e sviluppo solamente. No, c'è, come viene definito, market oriented, cioè business oriented, c'è una vocazione molto chiara al mercato e su questo, come dicevo, la prima fase è quella che ci serve per fare uno studio di fattibilità, ma che la Commissione europea, alla quale si sottomette quindi la domanda alla classica scadenza del bando, come siete abituati a fare, in caso di approvazione riconoscerà un primo sigillo positivo di approvazione che dà un contributo a fondo perduto a favore della capofila pari a 50.000 euro, che sono dei denari che l'azienda, la PMI, impiega per fare sia la fase 1 e la fase di passaggio tra la fase 1 e la fase 2 che descriviamo in successione immediatamente. Per cui abbiamo scritto il nostro concept, l'abbiamo dettagliato, la Commissione europea ha riconosciuto questo progetto valido e ci chiede di esternarlo, di esplicitarlo in maniera più dettagliata sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista tecnologico, sia dal punto di vista del budgeting, quindi con un final report che sia in grado di dare definitivamente una connotazione chiara al progetto e sottometterlo per la approvazione prevista e supposta e sperata da tutti della fase 2. La eventuale approvazione della fase 2 comporta l'attività di contribuzione, cioè di funding, cioè di finanziamento con il fondo perduto. Dal punto di vista anche prettamente burocratico, le procedure per quanto attiene sia fase 1 che fase 2 in Unione Europea sono molto snelle, molto rigide dal punto di vista della regolamentazione, ma molto poco invasive dal punto di vista, ripeto, burocratico. Vi cito solo un esempio di esperienza per farvi capire un punto che per un imprenditore, per una realtà, una partnership di aziende è importante, come quella del contratto di finanziamento che è definito appunto grant agreement, lo stesso viene firmato elettronicamente sul portale, questo per darvi una connotazione, e stiamo parlando di un riconoscimento che un ente importante come la Commissione Europea fa a un gruppo di aziende in merito alla possibilità di finanziarle, quindi è una cosa importante, ma questo dimostra come la modalità scelta su questi argomenti dalla Commissione Europea è una modalità molto, molto diretta. approvati in fase 2 si ha il grant agreement e le aziende devono solo fare la loro attività di ricerca e sviluppo, quindi coinvolgere i propri risorse umane interne, le risorse umane esterne, i centri di ricerca, i centri di sviluppo tecnologico, i partner fornitori, e arrivare a sviluppare al meglio il prodotto e o il progetto pilota che si fa. La fase 3 ve ne do cenno perché è in continua evoluzione anche a Bruxelles e sostanzialmente è una fase in cui a prodotto, a risultato ottenuto, la Commissione vorrebbe stimolare attività di partnership, di networking e di disseminazione dei contenuti, fino anche alla presentazione a possibili soggetti interessati a eventuali partnership industriali e o finanziarie, e leggasi fino in fondo a fondi cosiddetti in inglese di venture capital. Quindi questa è la declinazione della fase 3. Cerco di stringere e andare un po' veloce. Qualche dato. Fase 1 e fase 2, che sono le fasi di cui abbiamo visto prima. Ad oggi i numeri dicono che in tutto il territorio degli Stati membri in Europa ci sono state 1099 PMI beneficiarie, in Italia sono state 198 e l'Italia è seconda, come citato, dopo la Spagna che è in prima posizione e segue poi la Gran Bretagna. La fonte è citata, quindi vedete che i link prendeteli, nel senso che si possono tranquillamente verificare, cioè queste sono cose assolutamente pubbliche. E abbiamo affrontato 6 date di scadenza su fase 1. Per quanto riguarda la fase 2 invece parliamo di 4 scadenze con 273 PMI beneficiari, di cui 25 nel territorio nostro. Parlare di percentuali di approvazione è abbastanza complesso perché le modalità sono suddivise solo per cut-off, quindi diciamo che potremmo riparametrarle in questo modo. Questa è ancora più piccola, ve la leggo io, ma ripeto, poi il materiale se volete è consultabile. Fase 1 e fase 2, questi sono dati aggiornati a giugno 2015, tenete conto che c'è stata un'ultima presentazione in settembre di quest'anno e i risultati di fase 1 sono già usciti 10 giorni fa, mentre quelli di fase 2 sono in uscita proprio oggi e domani, usciranno più o meno i dati. Quindi vedete che territorio europeo in fase 1 sono state presentate 10.500 domande, finanziate 871 con una percentuale di approvazione dell'8,24%. Quindi questo cosa dimostra? Che è assolutamente indispensabile che la Commissione europea si affidi a partnership sul territorio per poter meglio spiegare e meglio affinare il difficile pertugio all'interno del quale si può passare per accedere almeno alla prima fase. Quindi questo è un dato assolutamente importante. A destra vedete la colonna dell'Italia, vedete che le presentazioni dell'Italia rispetto alle 10.000 sono veramente tantissime, stiamo parlando di un 20% scarso, quindi sono numeri importanti. Le proposte finanziate sono 142 e la redemption è un filino più bassa, al 6,88. Le fase 2 hanno ovviamente quei numeri che sono ovviamente meno significativi in termini numerici rispetto a fase 1 perché evidentemente sono a cascata in successione dopo quelli che sono andati in fase 1 e sono ovviamente la fase più complessa. Le percentuali di redemption sono più o meno analoghe e ci siamo. Come ha citato la dottoressa Geroli prima, voglio darvi un cenno anche di un'ulteriore opportunità che la Commissione europea dà alle aziende che partecipano a Horizon 2020. Grazie poi al dialogo stretto con i CAM, scusate questi acronimi ma purtroppo dobbiamo usare queste sigle, perché i CAM sono i Key Account Manager e sostanzialmente diciamo che è la dottoressa Geroli, è lei. Il CAM è nominato dalla Commissione europea ed è a disposizione delle aziende che sono approvate, sono beneficiarie del grant in fase 1 e possono dare tutte le informazioni necessarie per la prosecuzione del progetto. E la Commissione europea dà come opportunità ai beneficiari di dotarsi di un business coach, quindi di un, diciamo, di un accompagnatore dell'attività di business sul progetto, che previa la validazione da parte della struttura incaricata dalla Commissione Europea, cioè dal CAM, può essere nominato e in tal caso affiancare in fase 1 per 3 giornate di lavoro che sono indicate dalla Commissione Europea e richieste e fornite direttamente dalla Commissione Europea a dei business coach che sono validati in un elenco riconosciuto dalla Commissione. In questo caso in fase 1. Per quanto riguarda la fase 2, che è propedeutica, come abbiamo detto, definitivamente alla fase di ricerca e sviluppo, le giornate sono 12, quindi sono molto di più, ma stiamo parlando di 24 mesi, quindi stiamo parlando di cose importanti. Questo è un servizio decisamente innovativo e molto rivoluzionario rispetto ai precedenti framework. I business coach poi sono persone fisiche, non sono persone giuridiche, quindi sono dei consulenti che sono dei privati e quindi fanno questo. Ve ne parlo perché io sono da qualche mese all'interno di questa community e partecipiamo anche personalmente a degli incontri, ne abbiamo appena fatto uno di 2 giorni e mezzo in Portogallo, in cui siamo coordinati dalla Commissione Europea e dalle strutture della Commissione Europea e formati rispetto all'attività che dobbiamo fare. È chiaro che poi ogni business coach ha il suo profilo, viene indicato che il profilo del signor Rossi, coach, è agroindustria, c'è il signor Bianchi invece è più titolato sulla siderurgia piuttosto che la pressofusione, quindi ecco, voglio specificarvi questo. E come vi ho indicato, questo è il ciclo di cui vi ho parlato a voce proprio qualche minuto fa e che porta l'azienda a ricevere sostanzialmente un supporto a tutto campo. Ci tenevo a spiegarvelo perché fondamentalmente è un approccio da parte di Commissione Europea che è decisamente, come si diceva con l'approccio bottom-up, è un approccio molto di grande cura e di grande assistenza allo sviluppo del progetto. Quindi Commissione Europea in questa attività non è un, potremmo dire, un censore che si limita a approvare o non approvare dei progetti, ma come avete visto in fase 1 e in fase 2 tramite le strutture anche territoriali dialoga e cerca di migliorare la performance. A dimostrazione di questo vi cito il fatto che quando una domanda presentata o in fase 1 o in fase 2 non raggiunge la soglia, anche perché stasera avremmo potuto parlare anche di soglie, di TRL, di tutta una serie di parametri, ma per semplificazione ho cercato di essere il più sintetico possibile. Quando non raggiunge la soglia riceve comunque un summary, un evaluation form che spiega per le 3 delle declinazioni principali dove il progetto è stato ritenuto eccellente, dove è stato ritenuto magari parzialmente carente, indicando azioni di correzione. Questo è un approccio decisamente collaborativo e decisamente rivoluzionario rispetto ai sistemi italiani. E quindi come tali vi vorrei lasciare con questa indicazione, strumento complesso ma assolutamente dialogante con il sistema delle PMI. Questo è tutto. Se ci sono domande, l'ho fatta più dovuta. Ci sono, come ha spiegato lei, anche interessa molte strutture di supporto pubbliche, quindi come può essere il Simpler, Fast, oppure so che c'è anche APRE, la struttura APRE, giusto? Come National Point of Contact, giusto? Anche all'interno della rete Enterprise, APRE è un ecco. In più ci sono molti operatori invece privati, come può essere Europass e Finance, quindi com'è la collaborazione, cioè a chi ci si deve affidare, c'è una collaborazione mista, cioè un'azienda che deve portare avanti un progetto, come fa a identificare il consulente, il partner ideale o i partner per far sì che il progetto sia presentato con successo, cioè a chi si deve rivolgere, pubblico, privato, entrambi? Io mi permetto di anticipare la risposta perché ovviamente io dico lo faccio da cittadino e conoscendo il sistema che ha impiantato la Commissione. Le strutture territoriali pubbliche sono dotate di competenze tecniche di altissimo livello. Lo dice il privato, così sgombriamo il campo, nel senso. Quindi dal mio punto di vista, siccome una delle parti determinanti è la validazione tecnologica che dice se la sua innovazione, l'innovazione della sua azienda è realmente ammissibile rispetto a un percorso così complesso, perché qui stiamo parlando di 8 mesi di lavoro e quindi non stiamo parlando di cose semplici. Da privato rispondo e dico, come azienda privata che fa questo mestiere, dico non mi spaventa, perché c'è una tale e ampia collaborazione e spazio di necessità da parte delle imprese, vista la complessità della materia, che ci siamo naturalmente, io cito il mio parere e dopo lascio parlare alla dottoressa, ci siamo trovati naturalmente a collaborare in varie situazioni in maniera assolutamente complementare, senza nessun tipo di sovrapposizione. Perché? Perché i ruoli sono facilmente comunque distinguibili. Poi finisco dicendo, è chiaro che un'azienda poi può decidere se si affida a un consulente che conosce piuttosto che non conosce, piuttosto che una struttura privata, ma questo fa, pubblica, questo fa parte della logica molto molto democratica e molto aperta che ha la Commissione europea, lascia il campo aperto. E siccome non c'è una dicotomia pubblico-privato dove il privato può essere competente, che non è vero, perché può essere anche molto incompetente, assolutamente, lo dico in qualità di rappresentante di un piccolo consulente quale sono io, ma non c'è una distinzione, il mercato si fa. Sì. No, quello che volevo ribadire è questo, che la rete Enterprise con tutti i suoi contact point arriva fino a un certo punto, nel senso che se lei appunto ha questa idea progettuale, vuole un primo parere, un parere preliminare per capire se è fattibile, non è fattibile, su quale call andare, quale topic, noi glielo diamo, così come gli diamo qualche suggerimento su come armonizzare magari la sua idea o il suo progetto in fase di scrittura. Però, come ho ribadito prima, non scriviamo i progetti noi, quindi noi ci fermiamo fino a un certo punto, per cui poi sta all'azienda o al centro di ricerca, se è brava, se ha un tecnico all'interno che è in grado di sviluppare tutto il progetto nel work package, nei timesheet del personale, tutto, farlo e poi eventualmente chiedere una consulenza finale a enti e a strutture che si occupano proprio di questo. Oppure, se non è in grado di scriverlo perché non ha tempo, non ha capacità e per altri motivi, allora è bene che si affidi a qualcuno che lo fa di mestiere e che quindi gli permetta di avere qualche chance in più di essere finanziato, perché la rete Enterprise con tutti i suoi contact point, idem l'APRE, arriva fino a un certo punto. Non siamo dei tecnici, quindi se lei è un esperto di energia, noi possiamo darle, abbiamo un esperto che può darle dei suggerimenti su come procedere, ma non eventualmente su come scrivere una parte, però la parte tecnica, tutta la complessità comunque di un progetto deve essere, uno ce l'ha in casa, il know-how in grado, la persona o le persone in grado di farlo. Universitarie di solito ce la fanno, le piccole e medie imprese che approcciano magari per la prima volta a un progetto europeo o hanno veramente delle capacità, oppure di solito è giusto e corretto che si facciano consigliare e aiutare da chi di lavoro fa questo, insomma, e quindi che abbia maggiore chance di poi vincerla. Non è detto poi che vinca, perché purtroppo come sono stati i numeri sono chiari, le proposte sottomesse nello SME Instrument sono state tantissime da tutta Europa, quelle validate, i beneficiari alla fine sono l'8%, quindi non sono tantissime. Quindi le due cose sono complementari, cioè un primo step magari con noi e poi una seconda fase. Il fatto che la percentuale in Italia sia più bassa rispetto al resto d'Europa, tanto la fase 2 è quasi la metà, a cosa è dovuto? C'è qualche spiegazione particolare? Allora, per quanto riguarda la mia esperienza, sono venute diverse aziende, piccole imprese con idee progettuali per loro estremamente innovative, che poteva avere una grossa ricaduta sul mercato, quindi che secondo loro avevano tutte le caratteristiche per vincere perlomeno la fase 1, non dico la fase 2. Avevano scelto il topic e tutto. In una buona parte dei casi noi ci siamo resi conto che uno, il topic era sbagliato, quindi avevamo scelto un topic che non era corretto per l'idea che avevamo. Due, non era un'idea così innovativa. Tre, avevano delle forti carenze nella progettazione. Ovvio che noi glielo diciamo proprio per evitare, perché i numeri molti ci provano, perché dicono tanto i cut-off sono 4 per la fase 1 in ogni anno, quindi se non va la fase 1 la prima volta ci riprovo dopo 6 mesi e magari mi va meglio, perché cambiano veramente i valutatori, quindi magari altri 3 valutatori me lo valutano meglio, insomma, per dire. Quindi il fatto che lo SME Instrument è uno strumento nuovo, l'azienda può correre da sola, quindi non ha bisogno di crearsi una compagine europea e internazionale come i progetti di ricerca di Horizon, quindi dice io ho questa idea, questo know-how, so che potrebbe avere per me un'idea fantastica, potrebbe andare sul mercato, avere un impatto incredibile, ma in realtà magari non ha fatto già una preanalisi dei competitor in realtà che ci sono in Europa, quindi bisogna avere anche un business plan in un certo senso un po' strutturato per poter sottomettere. E quindi da parte mia mi rendo conto che spesso e volentieri la piccola impresa ci prova, dice io ci provo, tanto non mi costa nulla e se vinco 50.000 euro a fondo perduto che non devo neanche rendicontare, quindi se mi va male la riprovo. Questa è la mia esperienza, cioè il fatto che... Però è possibile provare una volta e riproporlo? Sì, ma anzi è una modalità. È una modalità proprio. Quello di cui parlavamo prima è questo. Lei riceve in fase 1, allora io personalmente porto l'esperienza, io ho avuto 2 approvati in fase 1 alla prima presentazione. Come dicevo prima, ho detto ho preso la comunicazione e l'ho messa in un quadro in ufficio, perché ho detto tu sei benedetto, perché ha detto non capita mai. Quindi la ripresentazione è proprio una modalità, e quella stretta collaborazione di cui parlavo prima. La Commissione Europea nelle 3 fasce, Excellent Implementation e l'altra, dice ti ho dato questo punteggio, siccome andiamo da un minimo di 13 a un massimo di 15, e la soglia sono queste 13 e 12 a seconda che sia fase 1 o fase 2. In questo caso per ognuna di queste sezioni viene dato un voto e una descrizione rispetto a perché è stato dato quello score in B e eventualmente, se è insufficiente, le aree di miglioramento. Quindi è chiaro che la preferenza è essere approvati in fase 1, ma è comunque propedeutico alla ripresentazione il report che si riceve, perché è un dialogo di questo tipo. Capita molto spesso che modificando il progetto, che va modificato ovviamente, quindi non è che si può fare carta, si ripresenta e siamo tutti contenti, cioè, come dicevo, è un procedimento semplificato dal punto di vista burocratico, ma i contenuti sono assolutamente verificati e devono essere inappuntabili, se no non c'è consistenza. Il reviewer, che è quello che verifica i progetti, lo scatta e gli dà poco di punteggio. Questa è la sintesi. Quindi ok, si può ripresentare 1, 2, 3. Oltre la soglia della terza ripresentazione sicuramente, perché come diceva la dottoressa prima, spesso la ripresentazione consiste nel cambio del topic. L'ho messo sull'ICT, lasciamo perdere, spostiamo sulle biotecnologie, perché utilizzo l'informatica, diciamo l'information communication technology, come medio, come strumento per arrivare alla cosa, ma il mio obiettivo poi è quello che ho realizzato questo sistema e serve per questa tipologia di prodotto, e magari il topic è quel prodotto lì, una biotecnologia piuttosto che un nuovo materiale, piuttosto che altro. Sì, poi diciamo che la soglia appunto è 13. Come sono molte le domande, spesso anche se superi la soglia non riesci a entrare tra i beneficiari, perché quindi bisogna superare il 13, magari anche di qualche punticino in più, magari 13,20, 13,50. Poi in alcuni casi appunto io ho un'azienda alla quale ho fatto appunto questo pre-screening e vi ho dato tutta una serie di suggerimenti, tra cui non sottometterlo in luglio, nella catastrofe di settembre, perché secondo me non erano pronti, non andava bene, e infatti loro hanno tentato, poi non sono io quella che è osta poi alla sottomissione, hanno ricevuto una valutazione per di più molto negativa, come io purtroppo le avevo preventivato, e allora se prendi 12 o 11 ti va anche bene risottometterlo alla fase dopo modificando qualcosa, ma se prendi 5 o 6 devi fare proprio un'analisi molto forte di tutto ciò che non andava bene, perché di sufficiente nelle varie tre grosse macro aree c'era pochissimo di questo progetto, che in sé non era male, però doveva essere sviluppato secondo me in maniera completamente diversa, solo che noi ci affermiamo a un certo punto, cioè più che consigliare determinate cose, magari appunto di farsi fare una fase fine, se vuoi scriverlo tu magari però fai fare alla fine da un consulente esperto una valutazione finale, un aggiustamento, se vuoi correre da solo hai pro e contro più alti che se corri accompagnato da qualcuno, ovvio. Poi io ho anche il caso di una startup che ce l'ha fatta da sola, bravissima, però tra tutte le aziende che ho seguito finora è l'unica che ha corso da sola e che ha vinto, ecco, senza l'appoggio di consulenti strutturati che potessero dargli una revisione, fare una bella revisione del progetto, ecco. Quindi a volte è la stessa azienda che è entusiasta della propria idea o del proprio progetto e che comunque proprio per la tipologia di strumento come lo SME Instrument si butta dicendo io ci provo, magari mi va bene, magari prendo un punteggio appena sotto soglia, quindi devo cambiare poco, poi in altri casi invece sono molto sotto soglia e quindi diventa più complesso, ecco. Però cioè, non toglie che le capacità interne di un'azienda uno le conosce e sa poi come muoversi, insomma, se affidarsi a qualcuno di esterno o se lavorare internamente. Rispetto al ci provo non costa niente. Arrivare alla presentazione dall'intuizione iniziale comporta certi oneri. Se potete dare un inquadramento di qual è mediamente l'onere in termini di risorse rispetto a una presentazione che poi abbia, diciamo, qualche possibilità di essere presa in considerazione. Come tutte le quando sottometti un progetto europeo devi prevedere una fase, una tempistica piuttosto ampia, che sia, dipende poi da quale progetto, se uno è SME Instrument o un Horizon, che sono diversi come tempistiche. Comunque la fase di progettazione può durare anche un anno, coinvolge diversi attori ed è tutto, diciamo così, un lavoro interno alla società o al centro di ricerca, quindi non sei finanziato per fare questo, sei tu che metti ore uomo e il costo del personale per fare questa attività. Quindi di solito i media sono quei mesi lì, insomma, più o meno tra i 6 e i 12 mesi come per la progettazione, dall'idea alla stesura poi magari in fase di scrittura ci metti 3 mesi, un mese, però se hai dei partner stranieri con i quali devi collaborare devi affidare anche loro le loro parti di scrittura. Per lo SME Instrument è diverso perché è una cosa di un'azienda, al massimo 2, di solito in fase 1, per cui i tempi si accorciano decisamente, ecco. Poi sempre il discorso, se lo si fa da solo in casa, se c'è qualcuno che si occupa solo di quello e fa solo quello, oppure se lo si dà all'esterno, e allora il discorso cambia perché poi è il consulente che si occupa di tutto, voi dovete dargli i dati tecnici, immagino, per creare il progetto, e quindi la tempistica varia, insomma, a seconda della tipologia di progetto che uno vuole sottomettere. Sì, posso aggiungere che se dovessi fare faccio una quantificazione standard media, sapendo che voi potete facilmente fare un calcolo, un progetto da sottomettere in fase 1, nella sua globalità del lavoro stiamo parlando circa di 20 giornate uomo di lavoro, di un professionista di alto livello che ha quindi uno skill sia tecnologico che economico che finanziario. Quindi stiamo parlando di un europrogettatore. Questi sono i valori. Poi, come in tutti i mercati, si può trovare opportunità per cui qualcuno è disposto a come dire, derogare, cioè le 20 giornate è come dire, quanto è che deve lievitare la pizza? Lo sappiamo, la pizza buona senza prodotti chimici deve lievitare 36 ore, chi lo sa lo sa. Poi con i prodotti chimici lievita in 8 ore, però la pizza è un pochino meno buona, quindi è poi una questione di... Io sto dicendo accademicamente un buon prodotto necessita almeno di questo impegno, con una figura di livello, di qualità, senza avere l'onere poi delle partnership e quindi aprire, perché poi mi permetto di segnalare anche una cosa, se fase 1 potesse necessitare anche di un profilo un filino meno, come dire, meno importante, ricordiamoci che nel momento in cui si va in fase 2, quindi si apre sulle partnership e si comincia a gestire, fare il project management integrale con gli altri soggetti, cioè la cosa diventa complessa e non si può cambiare il comandante a metà dello stretto perché non c'è la barca che torna indietro, quindi siamo lì con quel comandante. Quindi ecco, io ragiono, poi è una scelta aziendale, fa il paio con quello che diceva l'altra persona che è intervenuta prima, che dice la nostra redemption come Italia è inferiore alla media comunitaria. Io mi permetto anche di fare un altro parametro di raffronto, questo è perfettamente vero, però sono 28 stati, cominciamo a sezionare magari stati dello standing italiano, cioè la Francia, la Germania, la Gran Bretagna e magari, senza offesa per gli altri paesi che magari sono un pochino meno performanti e che mi abbassano la media. Se prendiamo gli 8 importanti, 10 importanti stati membri dell'Unione Europea e facciamo il benchmarking con la nostra performance, forse dobbiamo ulteriormente rigiudicare, diciamo, il nostro dato, perché è così, è una cosa complessa, articolata da fare. Mi permetto di dire che la fase di pre-screening o la fase di prefattibilità, i nomi sono gli stessi sostanzialmente, è indispensabile perché è veramente inutile, al di là del fatto costa o non costa, i vostri ingegneri costano, cioè li dovete prendere e mettere sul progetto e quindi se impieghiamo risorse strategiche cruciali di un'impresa, di una PMI, per sviluppare un progetto, secondo me conviene magari pensarci un paio di settimane in più se farlo o meno, ma quando si fa bisogna farlo bene, perché credetemi, è complicata la storia, non è che devo spaventare la platea per dire così ti servono le strutture piuttosto che no, è complessa, i numeri sono questi, per cui cioè, già così è complicato, quindi la risposta è un po' così. Diciamo che questo tema è molto mirato, quindi, a opportunità di supporto per le imprese per accedere a questi fondi. Vorrei rubarvi ancora solo 5 minuti di orologio letterali per darvi qualche informazione su quello che sta facendo la provincia su questi temi europei, sebbene preciso che sono prevalentemente rivolti alle altre pubbliche amministrazioni, ma colgo l'occasione del tema per provare a sottolineare alcuni aspetti che penso che invece possono poi essere di interesse nuovamente per le imprese. E noi come provincia abbiamo deciso di attivare un po' questa strada su, come dire, i temi europei, sfruttando un po' la riforma in atto di questo ente, che mira a far diventare la provincia un po' più un soggetto al servizio dei comuni, visto che gli amministratori o sono consiglieri o sindaci comunali. E quindi questo servizio, come dire, europeo di area vasta vuole un po' coinvolgere su questi temi di accesso europeo anche i piccoli comuni, partendo dal presupposto che ciascuno di questi, quando anche avesse in mente delle progettualità, probabilmente non ha le risorse né finanziarie né umane in grado, come dire, di avviare un po' questo percorso. Per cui l'idea è dire proviamo a metterci insieme, capiamo su un territorio quali sono le priorità di quel territorio, diamo vita quindi a una progettualità che sia compartecipata, che sia un po' aggregata, e in questo modo magari aumentiamo anche le possibilità di ottenere dei finanziamenti di queste progettualità. Da qui il senso dell'area master. Quindi il SEAV è una sorta di ufficio Europa della provincia che vuole essere diffuso sul territorio attraverso dei contatti presso i comuni. Quindi la nostra proposta sul territorio è quella di dire: quando un comune aderisce, non vogliamo che aderisca mettendoci dei soldi, ma che ci metta una persona di riferimento che possa intercettare le progettualità di quel territorio e insieme a noi costruirne i pezzi mancanti in un'ottica che risponda però alle strategie dell'Unione Europea, perché poi il vero punto è: l'Unione Europea ha già fatto le sue scelte in termini di strategia, quali sono i temi su cui vuole investire e finanziare. Noi dobbiamo capire se delle nostre idee sono coerenti con quelle o al limite, come dire, provare a rivestirle, riproporle in quella modalità. E quindi noi il primo step è informare il territorio di quali sono le opportunità, ma magari anche raccogliere quelli che sono i bisogni del territorio. Abbiamo fatto delle iniziative, quindi degli infoday o delle giornate sul cloud computing o sulla programmazione. Qua è stato presentato opportunamente, come dire, un tema specifico per il mondo delle imprese che è Horizon 2020, ci sono altri programmi che hanno come target magari soggetti non necessariamente solo privati ma anche, come dire, pubblici, ma sicuramente nella nuova programmazione c'è un tema ricorrente che è quello dello sviluppo delle partnership pubblico-private. E quindi qua dico una prima cosa, nel momento in cui, non so, questo territorio vuole spingere sulla attrattività turistica, vuole spingere sui servizi smart oppure su percorsi di efficientamento energetico, è evidente che poi queste cose nel momento in cui dovessero essere finanziate si fanno attraverso il mondo delle imprese. Quindi, come dire, da parte del mondo delle imprese sapere gli enti pubblici su questo territorio, su quali ambiti stanno investendo, potrebbe servire a come dire, avere degli ulteriori spazi rispetto a dei loro prodotti o servizi, purché questi siano ovviamente coerenti con queste progettualità. Però sapete che il processo di progettazione è anche un processo, come dire, iterativo. A volte si parte anche da sollecitazioni delle imprese rispetto a dei servizi che l'ente pubblico trova coerenti con le priorità di quel territorio e costruisce una progettualità in cui poi quel soggetto lì può essere un elemento realizzatore del progetto stesso. E noi poi vogliamo mettere un po' sul campo anche un elemento, come dire, di valore, che a nostro parere è l'associazione Tecla, che è un'associazione nazionale di enti pubblici, comuni e province, che ha maturato negli ultimi 20 anni diverse esperienze nel portare a casa risorse europee dai fondi diretti a beneficio dei suoi soci. Il valore di Tecla è che ha gli uffici a Roma e anche a Bruxelles, quindi abbiamo anche rapporti diretti con i funzionari dell'Unione, quindi alcuni approfondimenti rispetto a dei bandi stessi o a delle adeguatezze, come dire, di ipotesi progettuali le possiamo fare attraverso questi contatti, ma soprattutto un altro valore è che in questi 20 anni hanno sviluppato dei progetti, hanno una sorta già di network di partner internazionali di almeno un centinaio di interlocutori, come dire, testati sul campo. Quindi l'approccio nostro è: concentriamoci sul nostro territorio bresciano, facciamo qua nascere delle progettualità che riguardano un territorio ampio, che sia di interesse per l'Unione Europea, perché anche qui dice: non sto finanziando un comune, non sto finanziando un ente come la provincia, ma sto finanziando un territorio. E tramite Tecla l'idea è di raccogliere le adesioni di altri partner internazionali sfruttando, come dire, i contatti che loro hanno già avviato su altri progetti. Tenete presente che a volte addirittura nascono delle progettualità da altri paesi in cui chiedono a Tecla e quindi a noi: questo progetto vi interessa, come dire, a svilupparlo anche sul territorio italiano? Ecco, con questa logica fino ad oggi abbiamo raccolto l'adesione, come dire, direttamente di 5 comunità montane, perché vorremmo a nostra volta approcciare il territorio attraverso i livelli istituzionali che ci sono, e poi abbiamo fatto questa proposta anche ad Anci Lombardia e inizieremo, come dire, un percorso anche sui vari ambiti regionali per proporre questo modello anche a livello, come dire, regionale, perché l'idea è che non sia percepita come iniziativa dell'ente provincia per le sue politiche, che poi in pratica si stanno sempre più sfumando, ma le politiche dell'ente provincia sono le politiche dei comuni sull'ambito, come dire, di area vasta. Abbiamo presentato comunque già noi dei progetti sfruttando, passatevi il termine, quello che è il nostro asset suddiviso sul territorio. Abbiamo una rete delle biblioteche, abbiamo fatto un progetto di sviluppo come le biblioteche come strumento di innovazione culturale sui territori, piuttosto che, come dire, sull'efficienza energetica, su cui noi stiamo molto investendo con il coinvolgimento dei nostri comuni, e anche sulla parte smart building. Per esempio qua ci sono molte imprese anche locali che hanno dei prodotti o dei servizi in tema di efficientamento anche energetico e smart degli edifici, che vorremmo poi eventualmente coinvolgere nell'attuazione di questo progetto. E poi, come dire, questi sono i progetti su cui noi abbiamo dato banalmente un nostro supporto, perché vicine a delle nostre competenze o in alcuni casi vicine anche a delle nostre proposte progettuali. E questo secondo me potrebbe essere anche un altro elemento di valore per le imprese, cioè quelle, come dire, di sottoporre anche a noi, come dire, un patrocinio o un supporto che ci pare che in alcuni casi possa anche essere un elemento, come dire, di valore anche da parte delle imprese. Quindi diciamo come ho premesso all'anticipo, ci sono due possibili approcci, cioè che l'impresa ha una sua strategia ben precisa di servizio di prodotto e decide di partire sul filone Horizon 2020, che è quello più specificamente mirato per l'impresa, ma anche, e non in alternativa, potrebbe essere in aggiunta, quello di provare a leggere il suo prodotto o servizio nell'ambito, come dire, di una progettualità di un territorio, di soggetti pubblici, per, come dire, provare a essere una sorta di partner di quell'iniziativa, all'interno del quale legare poi la propria proposta all'interno di un progetto più ampio. Oppure banalmente coinvolgere l'ente pubblico per un supporto, come dire, di coerenza rispetto a quel servizio e ai temi di interesse del territorio. Su Horizon 2020 così, i progetti come ha citato il TRL, così coinvolgono spesso anche nelle ricerche partner, c'è spesso la ricerca di una municipalità piuttosto che di un ente pubblico, perché è più difficile da recuperare rispetto magari a un'azienda o altro. Sicuramente le opportunità ci sono. Beh, io vi ringrazio soprattutto i relatori per essere stati presenti, per il contributo che hanno dato la provincia. Io vorrei ricordare che appunto la provincia sul territorio si sta dimostrando, e questo anche dal servizio spiegato, molto vicina al mondo imprenditoriale, molto vicina ai territori, quindi diciamo, la disponibilità è stata espressa, quindi chi fosse interessato credo che possa contattare direttamente o anche tramite l'incubatore di imprese. Vi daremo i contatti dei relatori, vi manderemo, se vi siete registrati vi mandiamo le slide, in modo che così credo e spero possa essere l'inizio, diciamo, di una collaborazione, nel senso che queste realtà esistono sul territorio, quindi la provincia di Brescia, l'incubatore, la rete Enterprise Europe Network. Noi abbiamo oggi chiesto a Europass di essere presente, in quanto diciamo, è una delle realtà del territorio, però ecco, la parte istituzionale è presente, ed è presente manifestando la vicinanza nelle politiche di sviluppo a quello che è il mondo imprenditoriale. Quindi io vi chiedo di cogliere questa come un messaggio e un'opportunità, soprattutto per chi vuole affrontare questa tematica particolarmente complessa dei fondi europei. Grazie a tutti. Buona serata.